Io vorrei iniziare con un ringraziamento che voglio fare a tutti i comuni del comprensorio, i comuni, quindi i sindaci, le amministrazioni con i quali noi ci siamo confrontati da quando la maggioranza ha deciso di provare a vedere se potevamo fare questa partenza, perché da soli, cioè Albenga non poteva farcela, questa era la verità. E parlando con i sindaci di altri comuni, loro stessi mi hanno detto: no, non possiamo perdere questa occasione per il nostro comprensorio, per il nostro territorio. E credo che questo sia veramente un significato fondamentale di cosa vuol dire la partenza di Giro d'Italia ad Albenga. Cioè, è stata una reazione da parte di questi sindaci, che voglio ricordare perché sono i sindaci di Alassio, di Laigueglia, di Andora, di Villanova, di Finale Ligure, che insieme hanno detto: è un'occasione, non perdiamola, non perdiamo ancora una volta un'occasione per il nostro comprensorio. E ora partire dal Benga significa che forse insieme possiamo riuscire a ottenere questo risultato e anche altri risultati. Quindi credo che la scelta derivi proprio da questo, oltre a un discorso di visibilità. Ricordiamo che tutta la tappa sarà ripresa in diretta Rai, quindi una visibilità per il territorio e anche un'opportunità economica, perché chiaramente tra gli eventi e tutto ci sarà sicuramente una risposta. Però la cosa importante è la risposta che tutti insieme siamo riusciti a dare.